una settimana è finito Slow Fish, dopo tante promesse per aiutare i pescatori genovesi, per fare del bene al porto, perché i pescatori sono la specie in più, in realtà i pescatori genovesi sono lasciati completamente da soli, in una situazione intollerabile. Sì, è vero, adesso è da pochi mesi a questa parte, da 5-6 mesi, appena questi ultimi 2 mesi, la cosa è nettamente peggiorata, è un stato di emergenza pura. Ancora ieri mattina a bordo del peschereccio Stella del Sud e allo squalo Terza hanno rubato, portando via televisioni e cose di non molto valore, hanno rotto i lucchetti dell'acqua, lasciando l'acqua aperta. Per fortuna non portano via sonar, scandagli, radar, che sono cose fondamentali per il nostro lavoro. E abbiamo paura, non riusciamo a lavorare, siamo stati minacciati col coltello mentre vendevamo i pesci, hanno fatto 2 piccole tendopoli, sia essa comunitaria che non dove dormono, dove poi lo usano come zona di interscambio di sostanze stupefacenti, nascondono la roba in mezzo alle reti e chiediamo un aiuto immediato, non possiamo lavorare così, non va bene assolutamente. I pescatori sono lasciati da soli, sbandati, gente senza fissa dimora, bivacca al porto e ha libero accesso alle barche, ma non dovrebbe essere chiuso un porto, essere protetto? Noi preferivamo come era prima, dove il porto era chiuso con i barchi doganali, con dei recinti ed era controllato. Adesso è bello che è aperto, c'è tanto turismo, però che rimanga così incontrollato non va per niente bene, anche perché poi dal punto di vista igienico, sanitario eccetera, se lei scende sotto sulle nostre banchine è quasi irrespirabile l'aria. Non, abbiamo chiamato diverse volte le varie autorità, ma nessuno è venuto a darci manforte e non sappiamo più cosa fare, non si può lavorare con questa tensione addosso da parte nostra e poi anche da parte del consumatore che viene a comprare il pesce. Chi avete chiamato e chi non ha raccolto il vostro grido d'allarme? Ma guarda, abbiamo fatto ancora un incontro 2 giorni fa col questore, che ha detto che ci rivedremo fra 2 mesi, il 6 agosto, con dei risultati alla mano, speriamo. Abbiamo mandato diverse lettere, diversi fax a Burlando, alla Vincenzi, al questore, al prefetto, in capitaneria, autorità portuale, in regione, a tutti, guardi, però ancora nessuno è arrivato. E non, cioè, il fatto che abbiano rubato di nuovo ieri e nessuno è qui presente non va bene. Qui ci vuole degli appostamenti, secondo me, in borghese, frenare un po' questo brutto periodo, questo brutto malessere che c'è. Solo promesse, quindi, tante promesse mai mantenute. Sicuramente hanno delle difficoltà, manca il personale, non è un bel periodo, noi non siamo razzisti, vogliamo solo lavorare in tranquillità. Qui andiamo a casa, fino a lavorare, ma il negozio è sempre aperto a tutti, tutti entrano ed escono, dormono a bordo delle barche, fanno i loro bisogni. Cosa dobbiamo fare?